Grazie a questo periodo di prova con mezzo MX4 ho potuto finalmente confermare alcune mie teorie su questo smartphone. Andiamo subito a vedere com'è andata. Mezzo MX4 è il degno erede del modello che lo ha preceduto. Riprende in tutto e per tutto le linee, la forma e il design di uno dei migliori smartphone che ho avuto modo di provare, cioè il Mezzo MX3. Mezzo non ha badato a spese per i materiali di questo MX4 e ha scelto una lega di magnesio e alluminio per la struttura del telefono. Struttura che continua fino ai bordi del device, abbracciando il display in maniera salda e precisa. Attorno al display il metallo è satinato con una lavorazione già vista su altri modelli di smartphone, ma non per questo meno bella e meno elegante. Il resto del telaio è trattato per adattarsi al colore della cover posteriore e stondato per facilitare la presa. Stondatura che continua sul posteriore e rende questo telefono veramente facile da maneggiare. Back cover removibile in plastica ma ancorata saldamente al telaio in metallo come nel precedente modello. La parte frontale nella colorazione da noi ricevuta è completamente nera. È un piacere trovare mutato il tasto soft touch di Meizu che funziona come tasto home, tasto back, tasto di blocco e sblocco del device, LED di notifica ed è pure fluorescente, una delle migliori implementazioni software hardware di un tasto mai vista. Ma sicuramente quello che più risalta utilizzando questo dispositivo è il fantastico display che ricopre quasi l'intera parte frontale del dispositivo. Con una risoluzione di 1920x1152 pixel e 5,36 pollici di diagonale, raggiunge una densità di pixel di 418 ppi. Non molto più spinta della concorrenza, ma garantisce un'esperienza d'uso eccezionale. La luminosità davvero alta, i colori fantastici e il rapporto di 15 doni lo rendono uno dei display più belli e soddisfacenti mai passati sotto i miei occhi e tra le mie mani. Rapporto ottimo per la navigazione sul web, lascia molto spazio ai contenuti in orizzontale, un po' meno per guardare foto e video in quanto avremo delle fastidiose bande nere che vanno a riempire appunto gli spazi inutilizzati del device. Incredibili le cornici laterali di questo display che misurano davvero 2,6 mm e garantiscono davvero un effetto wow. Il cuore pulsante di questo gioiellino di design è un Soch MediaTek Octa-Core con architettura Big Little MT6595. Troviamo infatti una CPU quad-core Cortex A7 da 1,7 GHz per i task meno impegnativi e una CPU quad-core Cortex A17 da 2,2 GHz per i task invece più impegnativi. Il tutto affiancato da 2 GB di RAM e una GPU PowerVR G6200 MP4. Nonostante sappiate tutti quanto io ami davvero i Soch MediaTek, mi sono dovuto ricredere. Questo Soch MediaTek garantisce a MX4 una potenza davvero incredibile. Tutta questa potenza ha garantito all'MX4 di essere al primo posto tra gli smartphone testati da AnTuTu Benchmark. Apro una piccola parentesi che capirete probabilmente solo con i commenti di fine video. Il punteggio più alto nei benchmark non sempre si traduce nella migliore esperienza utente che possiate immaginare. Ma Meizu non si è fermata qui e ha deciso di puntare molto anche nella parte multimediale di questo dispositivo. Il volume dell'audio che esce dall'altoparlante di sistema è veramente alto, anche se con dei file audio, magari dal volume troppo elevato, rischia di andare spesso in saturazione. Ottimo invece l'audio in cuffia, sia come volume, sia come qualità. Davvero un piacere per le nostre orecchie. Decisamente spinto anche il comparto fotografico. Mezzo MX4 è dotato di un sensore Sony IMX 220 da 20,7 megapixel, capace di registrare video 4K a 30 fps e 720p in slow motion fino a 120 fps. Il tutto accompagnato da un software fotografico di tutto rispetto. Le regolazioni manuali riguardano esposizione, ISO, tempo di esposizione che va da 1/8 millesimo di secondo fino a 20 secondi e focus manuale. Con una buona mano ferma e un po' di pazienza si riescono a scattare foto davvero eccezionali anche senza flash al buio. Con un cavalletto teoricamente si potrebbero addirittura scattare foto al cielo stellato di notte in una zona con poco inquinamento luminoso. Il software a bordo di questo Meizu MX4 è Android 4.4.2 KitKat con personalizzazione Flyme nella sua quarta versione. Software di Meizu che mi ha sempre colpito perché è personalizzato in ogni dettaglio, in ogni aspetto e in ogni applicazione per adattarsi allo smartphone che lo ospita. Ottimizzato l'uso ad una mano grazie allo sblocco con doppio tap, gesture a schermo spento e gestione del multitasking tramite gesture dal lato inferiore. Software che deve essere ancora un po' smussato nei dettagli, infatti i lag e i rallentamenti sono capitati nonostante la potenza bruta di questo dispositivo. Speriamo i miglioramenti con i prossimi update, perché è davvero un peccato che su questo telefono ci sia qualcosa che non funziona come dovrebbe.
batteria da 3100 mAh, non removibile purtroppo, nonostante la cover removibile, ma che ci permette di arrivare a sera senza troppi problemi grazie anche all'architettura Big Little del socio installato. Superate le 4 ore e mezza di schermo acceso, rimanendo lontano dal caricabatterie per ben 15 ore. Consumi regolabili dalle impostazioni con tre modalità: prestazioni elevate, bilanciato e risparmio di energia. Per correttezza devo dire che io l'ho sempre utilizzato su bilanciato e mai a prestazioni elevate, in quanto sono dell'idea che lascerebbe la CPU A17 probabilmente sempre attiva. Come su molti altri smartphone, le prestazioni elevate lasciano tutti e quattro i core attivi per garantire appunto una potenza maggiore, ma quindi aumentano anche i consumi. La qualità di questo smartphone però è indiscutibile. Materiali premium, attenzione ai dettagli e reparto multimediale al top nel settore. Un piacere da guardare, maneggiare e utilizzare. In fluidità non mi ha convinto molto e anche se a me piace pensare che sia colpa del SOC MediaTek, società che non mi ha mai convinto molto, in realtà obiettivamente i problemi sono quasi tutti imputabili al software e quindi speriamo che con aggiornamenti successivi tutti questi piccoli problemi che ho avuto vengano risolti. Sempre imputabili al software i problemi di freeze che alcuni utenti sul web hanno riscontrato su questo dispositivo e sinceramente anche a me è capitato almeno in un paio di occasioni che il dispositivo diventasse inutilizzabile. Risolti tali problemi, comunque questo potrebbe essere uno dei migliori smartphone provati nel 2014 in attesa di mezzo Mi 4 Pro. Come sempre spero che la recensione vi sia piaciuta, se volete rimanere informati sui dispositivi che stiamo continuando a testare iscrivetevi al canale, fatemi anche sapere nei commenti cosa ne pensate, siete possessori di mezzo Mi 4, siete intenzionati a comprarlo? Cosa vi colpisce di più di questo dispositivo? Fatemelo sapere qui nei commenti. Anche per oggi è tutto, alla prossima recensione, un saluto da Luca per chimerarevo.com.